Eccoci qui di nuovo, cari amici, con Silenzio Stampa con Stefania e Gigi Moncalvo. Ciao Gigi, ciao Stefania. Un caro saluto a tutti, questo nostro appuntamento diventa sempre più atteso da me, nel senso che è un modo per essere in contatto con voi e con tutti coloro che ci ascoltano e che mi mandano messaggi e che mi scrivono e che mi fanno sentire molto bene, insomma, grazie anche alle vostre lunghezze d'onda. Grazie. Allora, Stefania, noi qui abbiamo tanta ciccia, diciamo, al fuoco oggi, perché insomma, come sempre, ogni settimana ce ne sono sempre di nuove. E in particolare, ecco, partiamo magari da questo discorso di questa grande perdita che c'è stata, come si dice, insomma, di questo personaggio. Parliamo di Maurizio Costanzo, ma noi abbiamo, no, attraverso anche un nostro contatto che ha rilanciato questa intervista interessantissima a questo giornalista, abbiamo un taglio un po' diverso, diciamo, l'affrontiamo in una maniera un po' diversa questo, il discorso di Maurizio Costanzo. Allora, a te ti lascio la parola, così poi vediamo, insomma, dove andiamo a parare con Gigi. Sì, io sono proprio inconsolabile per questa grandissima perdita. Cioè, da giorni che sto Non piangendo e dormi. non ho ancora smesso di piangere per questa grande perdita. Comunque, a parte questo, avranno visto sicuramente i nostri ascoltatori queste grandi celebrazioni che ci sono state, il funerale che sembrava quasi un funerale di Stato riservato ai più grandi personaggi e poi continue celebrazioni nelle televisioni generaliste, nei media mainstream, di questo grandissimo personaggio, grandissimo giornalista. Peccato che ma era prevedibile, ovviamente, non si è mai parlato invece dei lati oscuri di Maurizio Costanzo. E questa segnalazione a cui facevi riferimento è la nostra amica Lara Lara, che Pavanetto, amica, salutiamo. collaboratrice, chi segue sempre Forme d'Onda la conosce benissimo perché lei è una storica ed viene spesso ospite in trasmissione da noi per Sì. parlare di vari argomenti. E lei è anche però un'attenta ascoltatrice sia di Forme d'Onda come trasmissione in generale, sia di questa rubrica Silenzio Stampa con Gigi, e ci ha segnalato qualche giorno fa un'intervista che potete trovare sul sito di Radio Radicale, un'intervista al giornalista Riccardo Bocca, che è l'autore di un libro intitolato Maurizio Costanzo Shock, che appunto ripercorre tutti i retroscena di quest'uomo potentissimo. E in questa intervista Riccardo Bocca racconta che l'unico Caos giornalista, Edizioni, Caos Edizioni, poi tra Caos l'altro. Edizioni, Sì. sì. Vai, vai, scusa. In questa intervista Riccardo Bocca racconta che l'unico giornalista ad essersi occupato appunto di questo lato, dei vari intrallazzi con il potere di Maurizio Costanzo è stato proprio il nostro Gigi Moncalvo. E racconta di essere stato invitato in una trasmissione negli anni 90, credo, 96 forse, sì, quando era uscito il libro, in una trasmissione nella TV locale Antenna 3, prima una trasmissione con il pubblico, poi è stato chiamato una seconda volta senza pubblico, quindi una trasmissione registrata senza pubblico. Fatto sta che questa trasmissione, questa intervista non è mai andata in onda, lui racconta, e ci sono state conseguenze molto negative proprio per Gigi Moncalvo, che è stato licenziato in tronco da Antenna 3 proprio per essersi occupato di questo. Quindi volevamo aprire con questa notizia e magari farla commentare proprio da te, Gigi. Quindi che cosa è successo in quegli anni? Ma è successo semplicemente che
lavorando in una televisione privata, che allora era molto vista, non dimentichiamo che Antenna 3 nel corso degli anni aveva consolidato il suo marchio, il suo brand si direbbe oggi, con una lunga serie di trasmissioni nelle quali c'erano, non so, Enzo Tortora, Cino Tortorella, Ettore Andenna, Gianni Brera, insomma era una forte televisione privata di Legnano, in Lombardia, molto vista, che aveva una grande copertura nel nord Italia. Dopo anni di disastri, poiché vennero meno i vecchi proprietari, venne rilevata da un gruppo di Como, noti fabbricanti di sanitari, chissà quanto pisciano e cagano in provincia di Como, perché ci sono tutti questi che costruiscono bagni, lavabo, bidet, non ho mai capito a chi li venda. E comunque questo guitare Giunco compra questa televisione insieme a degli altri soci molto più per bene di lui, i signori Bernasconi di Como, e all'improvviso mi chiamano per affidarmi delle trasmissioni. Io entro a vedere questi studi e vedo questo gigantesco studio 1 con 600 posti desolatamente vuoto da anni, perché lì c'erano delle trasmissioni che riempivano in maniera incredibile. C'era una trasmissione che si chiamava La Bustarella, c'era una trasmissione di una serie di personaggi, quindi c'era molta militanza televisiva. E io dentro di me, in silenzio, dico: come mi piacerebbe riuscire a riempire di nuovo questo studio dopo anni di deserto. E ci riuscii con una serie di trasmissioni molto alternative, che passavano dalla scoperta di un personaggio che allora non era televisivo ma ecclesiastico, Monsignor Milingo, che dava la benedizione e faceva cantare dei preti con i tamburi, eccetera, rispondeva alle mie domande, io non capivo nulla delle sue risposte perché era un linguaggio, una lingua italiana, africana, che non si capiva, ma tutti erano lì, applaudivano, si divertivano, la diretta andava avanti per 3 ore e c'era talmente tanta gente che non ci stava più nel... I vigili del fuoco non diedero il permesso di entrare a centinaia di persone e quindi vennero allestiti degli schermi al freddo all'esterno. Ma c'era una cosa incredibile, perché ogni 12 minuti nelle TV private, come in quelle grandi, va in onda la pubblicità, con 3 minuti di pausa per la pubblicità, e in quei 3 minuti la gente si affollava intorno a Monsignor Milingo e si faceva benedire, o faceva benedire una fotografia di un proprio caro, un fazzoletto, un'immagine, ma soprattutto prendeva d'assalto il bar di quella emittente televisiva per comprare casse di acqua minerale da far benedire da Monsignor Milingo da portare a casa. Quindi c'erano dei tir di acqua minerale che stazionavano davanti alla... cioè si creava una cosa. Poi cadde nelle trappole di Chiambretti, che lo portò al Festival di Sanremo, cadde nelle trappole di una coreana che sposò e vabbè, Monsignor Milingo svanì. Feci anche delle dirette con Umberto Bossi, era il famoso periodo della polla sul Po, e facevo anche delle dirette con degli argomenti alternativi e molto hard, secondo me, hard nel senso che interessavano al pubblico. Tra questi seguivo l'uscita dei libri e invitavo gli autori dei libri più messi all'indice, cioè meno recensiti. Tra questi invitai Riccardo Bocca, un giornalista che era dell'Espresso e che fa anche la critica televisiva ancora, non so su quali giornali, che aveva scritto per Caos Edizioni, una casa editrice molto coraggiosa, alternativa, una casa editrice che ha pagato dei prezzi altissimi attraverso il proprio editore, che si chiamava e si chiama Nodari, un bravissimo editore che ha fatto molti, molti libri di grande successo e ormai introvabili. Questo Riccardo Bocca, questo collega, aveva scritto il libro Maurizio Costanzo Shock. Io lo intervistai davanti al pubblico in diretta, perché capivo che il capo della cupola mafiosa televisiva, cioè Costanzo, me l'avrebbe fatta pagare, anche per un'altra ragione che tra poco racconterò.
E poi feci un'altra lunga intervista ancora, visto che c'erano molti argomenti rimasti in evasi a Riccardo Bocca, la registrammo in maniera da non farlo tornare un'altra volta da Roma a Milano, e la misi lì pronto a rimandarla in onda, ma non potevo mandarla in onda perché mi arrivava una lettera di licenziamento dal costruttore di cessi, dal costruttore di lavabo e bidet, Giunco, il quale tra le varie imputazioni mi mise 3 capi di imputazione, un capo di imputazione per mascherare quello vero su Costanzo, era una campagna che stavo facendo per non pagare i canoni della RAI e quindi insegnavo come si faceva, c'erano con me degli avvocati che spiegavano ai cittadini come comportarsi perché temevano che alla porta bussasse qualcuno mandato dall'EIAR, dalla RAI, dall'ufficio riscossione canoni o addirittura delle persone in divisa, e quindi abbiamo fatto questa campagna con un grandissimo successo, ci scrivevano migliaia e migliaia di persone, quindi c'era questa grande partecipazione, si era creato un circuito formidabile, e nacque anche la mia trasmissione Silenzio Stampa, che è un marchio depositato e che ora è su forme d'onda con grande soddisfazione mia e spero anche vostra. Ecco, quindi oltre per noi rimane sempre un onore, ricordatelo. No. Oltre al capo di imputazione di aver fatto la campagna per evitare di pagare il canone, cioè come fare per non pagare il canone senza rischiare nulla, e mi misero anche per aver parlato del libro contro Maurizio Costanzo. Ecco, questo lo misero nero su bianco, la realtà era un'altra, una realtà molto più politica. Perché? Perché quello che dava fastidio, oltre a queste cose, erano le trasmissioni in diretta con Umberto Bossi. Ogni lunedì Umberto Bossi arrivava lì e per 3 ore parlava. E questo era visto ad Arcore come una cosa tremenda, perché l'ordine di scuderia di Arcore a tutti i servi, sia quelli della RAI e a quelli propri di reti Mediaset e anche di alcune TV private, tra cui Antena 3, era quello di non dare spazio alla Lega. Perché? Perché bisognava mandare in onda soltanto un minuto e mezzo di Bossi estrapolando le frasi più pesanti, più pittoresche, più volgari, in maniera che la gente si facesse un'idea sbagliata. In quelle 3 ore mie di diretta, invece, Bossi parlava di vari argomenti e faceva a modo suo dei ragionamenti che quindi entravano nella casa della gente attraverso la televisione. La televisione aveva degli ascolti formidabili. Perché? Perché Bossi in fondo era un personaggio sconosciuto ai più di quello che pensava veramente dal punto di vista politico, e quindi tenere per 3 ore in diretta Bossi e fargli raccontare e spiegare cose politiche era visto da Arcore come un grave pericolo, e anche perché ad Arcore controlla sempre il putiniere di Arcore controlla sempre gli indici di ascolto, tutte le cose eccetera, e quindi che cosa fecero? Fecero una cosa. Berlusconi disse: ma ho visto che avete quello studio così grande e sempre così pieno di gente, perché lì arrivavano tutti i leghisti con bandiere, cose, campanacci, sembrava un raduno di Pontida al chiuso con la presenza di Bossi, quindi così come correvano da Milingo nelle pause per l'intervallo, allo stesso modo correvano da Bossi senza far benedire l'acqua minerale, senza farsi benedire come avveniva per Milingo, ma ugualmente in questa maniera, e Bossi spaccava molto l'ascolto perché guardavano quella trasmissione sia coloro che lo detestavano dicendo guarda questo pazzo cosa dice, e sia coloro che lo adoravano ovviamente per queste cose. Allora Berlusconi fece al fabbricante di cessi e di bidet la proposta, disse: noleggiamo, siamo a corto di studi, pensatevi Fininvest Media che era a corto di studi, era una balla, e quindi noleggiamo questo studio per 3 mesi, cioè la mia trasmissione sarebbe poi finita a giugno, e quindi loro dissero: quando lo noleggiate? Lo noleggiamo a lunedì sera, combinazione. Allora si spostiamo la trasmissione a un'altra data, anche se Bossi può soltanto il lunedì sera, magari può anche al venerdì quando finisce i lavori parlamentari e torna a Milano. Ebbene, loro fecero un favore al putiniere di Arcore,
in cambio il fabbricante di cessi venne nominato presidente dell'associazione delle televisioni private, una roba di questo tipo, di cui il presidente era Confalonieri e lui venne nominato vicepresidente in maniera da garantire uno stipendio, e quindi loro dovettero costruire questo licenziamento e ci infilarono dentro il fatto del canone TV e di aver parlato come non pagare il canone TV se mai doveva essere contento Berlusconi, ma lasciamo perdere. Aveva preso di mira, ma mentre voi parlavate io sono andato a riprendermi, ce l'ho qui alle mie spalle nella mia libreria, il libro, e dato che questo libro ormai è introvabile, infatti velo... ecco, guarda, ti volevo proprio dire questa cosa, pensa, tramite se possiamo dire quello che c'è, sì tramite, pensa che tramite una mia amica ieri siamo riusciti a reperire una copia di questo libro, su IBS, pensa che su IBS Feltrinelli ne è rimasta solamente una copia disponibile. Certo. Ecco, io invece l'ho trovato online, si trova online e me l'ha segnalato proprio appunto la nostra amica Lara, però non avevo provato a cercarlo cartaceo perché immaginavo che non si trovasse appunto. No, fino a ieri sera c'era solo una copia disponibile. Allora state a sentire cosa c'è scritto nella quarta di copertina. Costanzo, appalti privati, pubbliche virtù, soci nell'ombra, maneggi e miliardi. Stiamo parlando del 1996, attenzione, 96, quindi di un potere che poi nei 26 anni successivi si è ulteriormente consolidato e si è amplificato. Poi abbiamo, oltre agli appalti privati e le pubbliche virtù, soci nell'ombra, maneggi e miliardi, abbiamo l'arrampicata al successo dalle interviste inventate alla TV in ginocchio. Poi presunto cretino, sicuro bugiardo, la carriera nella già segreta P2, presunto cretino perché lui disse sono stato un cretino, e sicuro bugiardo perché aveva mentito. Il Volta Gabbana, elettore democristiano e aspirante onorevole pannelliano, garante di malaffare, il sodalizio TV col ministro ladro Francesco De Lorenzo, molestie sessuali, un'attrice racconta. C'è un'attrice che aveva fatto un film con Fellini, che venne convocata nel camerino del Teatro Parioli, nell'ufficio di Costanzo, e questo Bocca, autore di questo libro, aveva raccolto dalla sua voce su un registratore la testimonianza di quello che le era successo. Alla corte di Berlusconi contro la legge in difesa del monopolio Fininvest. Agenzia matrimoniale, che era il programma condotto dalla ex moglie di Costanzo, Marta Flavi. Sì. La colonnella, la crocerossina, la camionista. Pronto per tutte le stagioni, a sinistra della destra, a destra della sinistra. Questi sono quello che dice la controcopertina, perché i titoli dei capitoli poi sono proprio legati a questa sinossi, affari chiacchierati, i tre moschettieri, in cielo, in terra, in ogni luogo, appalti privati, pubbliche virtù, capitolo 2, il teleshow del potere, dal lettino al palcoscenico, al mercato del potere, con le braghe in mano, garante di malaffare, questi sono i titoli dei vari capitoli all'interno dei... Terzo capitolo, fratello nella banda P2, il burattino e il burattinaio, presunto cretino, sicuro bugiardo, terzo nel segno della fratellanza. Quarto capitolo, del quale parleremo tra poco, l'occhio del potere occulto, un bignè gravido di potere, l'occhio della P2, l'occhio era il giornale così. Grazie. Capitolo quinto, penitenza, escrementi e consulenze, la frenesia del penitente, democristiano pannellato, sgarbi di palazzo, il consulente fantasma. Capitolo 6, agenzia matrimoniale, primi amori e tradimenti, sedotte e abbandonate dalla crocerossina alla camionista. Sapete che la camionista è il soprannome che a Pavia, in sua città di origine, veniva dato al marito di Costanzo, non è un errore, al marito di Costanzo,
quella che ha pianto perché gli hanno fatto i selfie, hanno usato farsi i selfie, ma io credo ci fosse un modo molto semplice, quello di rifiutarsi di mettersi in posa, fare un sorriso e farsi fare un selfie. È molto semplice, no? Non è il problema di chi chiede, scusi, posso fare un selfie? È il problema di chi se lo fa fare e certo, si mette in posa. Comunque, va bene. Capitolo 7 e ultimo, pronto per tutte le stagioni, il teleciambellano, il berlusconiano dell'Ulivo, teleeroe per caso. Questo è il sommario e poi potremo anche leggere un capitolo, ma io credo questa settimana lasciamolo in pace il morto. Sì. Aspettiamo di vedere se qualcuno, dopo tutto lo show, perché in Italia ormai ci sono le reti unificate, non solo per il messaggio di Capodanno del Presidente della Repubblica, ma anche per i funerali che non sono di Stato e che riguardano i personaggi televisivi. Cioè qui, mentre all'estero fanno i funerali di Stato e le dirette dei funerali per i sovrani, vedi Regina Elisabetta, o per i capi dello Stato, qui invece vengono fatti per i personaggi televisivi. C'è stato per Costanzo, c'è stato per non reti unificate perché poverina non faceva parte né di una parrocchia dell'altra, dato l'età di Gina Lollobrigida, e prima che altri funerali c'erano stati, non ricordo perché non seguo io queste cose, ma poi un giorno magari ci mettiamo a fare l'esame dei necrologi scritti quando muoiono questi qui. Mi sembra strano Berlusconi che abbia fatto tutto questo panegirico, perché io ricordo quando dirigevo la Padania che per 3 giorni feci un articolo sperando di venire smentito, in cui continuavo a chiedere delle cose, perché Costanzo, che in quel periodo era un po' in disgrazia, ma si fa per dire, perché la sua società Fortuna Audiovisivi, società diretta da lui e da suo marito Maria, Fortuna Audiovisivi, ripeto, non è un errore, non ho bevuto, non è un errore, io non bevo come filtri, io sono astemio. Allora, in quel periodo Costanzo fece un'intervista dove gli chiese: Pier Silvio Berlusconi com'è? È meglio di suo padre, ma soprattutto, attenzione, è molto meno bugiardo di quanto lo sia suo padre. È molto meno bugiardo, quindi in sostanza egli ai suoi datori di lavoro dava del bugiardo numero uno a Berlusconi vecchio e bugiardo numero due a Berlusconi figlio, perché la frase in italiano "e che se ne pensa di Silvio Berlusconi" è sicuramente molto meno bugiardo di suo padre, quindi vuol dire che suo padre è bugiardo e anche lui è bugiardo, anche se meno. E io mi aspettavo, questa frase aspettiamo che venga smentita, non possiamo credere che vedano, ma soprattutto non possiamo credere che non ci siano reazioni da parte del putiniere da Arcore, eccetera. Invece tutto vero, tutto confermato, eccetera. Costanzo, io posso dire di averlo conosciuto non bene, ma molto bene, poiché a un certo punto me ne ero tranquillamente, a 28 anni di età, seduto sulla poltrona di capo servizio responsabile delle pagine degli spettacoli, quindi il cinema, la televisione, il teatro, la Scala, il balletto e quant'altro, quindi avevo sotto le mie dipendenze una serie di personaggi che facevano paura a me, che avevo soltanto 28 anni, perché erano dei veri mandarini del potere all'interno del Corriere della Sera. Faccio alcuni esempi: critico teatrale Roberto De Monticelli, critico cinematografico Giovanni Grazzini, che era anche presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, SNCC, che sembra la società dei trasporti francesi, Chemin de Fer, quella là. Poi critico della musica leggera Mario Luzzatto Fegiz, che è ancora in attività, critico cinematografico vice di Grazzini Maurizio Porro, che è un bravissimo giornalista, molto noto e molto non parente con quello che conduce un programma televisivo, ma molto più bravo, è fratello di un altro grande giornalista, Gabriele Porro. Allora, cosa c'era poi? Critico della lirica Scala, Duilio Curir, ma soprattutto arrivò poi Paolo Isotta, il più grande critico musicale operistico italiano,
insomma, era critico cinematografico, il critico televisivo era niente meno che Alberto Bevilacqua, lo scrittore Alberto Bevilacqua, che venne poi sostituito per ordine di qualcuno di cui parleremo tra poco, da Costanzo, che non aveva pudore nello scrivere la recensione, l'autorecensione del suo programma del lunedì, Cosa c'è dietro l'angolo, come si chiamava il suo programma, cioè, comunque quello dell'orologio a cuckoo. E quindi il programma andava in onda il lunedì sera sulla Rai, lui il martedì mandava il pezzo di autorecensione e quindi il mercoledì usciva questo pezzo con 2 giorni di ritardo e come vie proteste, niente. A un certo punto io da questa situazione, che per me era molto prestigiosa, molto importante, data anche la mia giovane età, anche se praticamente ero in guerra continuamente, perché di fronte a questi mandarini i vari critici, per ragioni anagrafiche, per il loro trombonismo, naturalmente me la passavo male, perché c'erano che brutte pagine, qui e là, e su giù. Ma se uno va a cercarsi in biblioteca quel periodo, vedrà che anche graficamente erano delle pagine fatte con un sprizzico di novità rispetto. Anticipavo di molti, molti anni quella che poi sarebbe diventato lo slogan di Paolo Mieli, cioè voglio un Corriere della Sera in minigonna, una cosa del genere, una frase che piacque molto all'avvocato Agnelli, che allora era l'azionista del Corriere, non nel periodo in cui c'ero io, perché l'azionista era non più Giulia Maria Crespi, ma ormai, io non lo sapevo ancora, non lo si sapeva, il vero padrone del Corriere era Licio Gelli con i soldi di Roberto Calvi, e questa era la situazione. Quindi Costanzo venne imposto, fece la famosa intervista a Licio Gelli in Terza Pagina, fece una serie di problemi, poi voleva a tutti i costi la direzione di un quotidiano popolare, io sono un personaggio popolare, Tassantine e Angelo Rizzoli ci cascarono e furono costretti a cascarci proprio da Gelli e da Roberto Calvi, e decisero di affidare a Costanzo la direzione del primo quotidiano popolare italiano, L'Occhio, formato tabloid, costo più basso, quindi un formato ridotto. E questo giornale cominciò a affondare, non nei debiti, perché tanto lì i soldi li tirava fuori Roberto Calvi, ma era partito in pompa magna. Diciamo che il quotidiano popolare è sempre stato un sogno di tutti gli editori italiani fino a qualche decennio fa, perché volevano raggiungere i livelli dei tabloid inglesi, il Sun, il Mirror, l'Evening Standard, l'Evening News, quei giornali che ogni pomeriggio, sono giornali di pomeriggio, vendono milioni di copie, la gente sale sulla metropolitana con una copia di questi giornali sotto il braccio. I giornali, per intenderci, che a pagina 3 non hanno la cultura ma hanno una tettona, oggi non si potrebbe più fare questa cosa, figuratevi la Schlein che proibirebbe l'acquisto di questo tipo di giornalacci. Beh, ma insomma, a lei le donne piacciono, quindi magari apprezzerebbe pure, forse. Difatti, qui sai perché, siccome sono così fluidi, non è facile capire e captare. Adesso, non è così netta la cosa, capisci? Ecco, io è fluida. La dico qui, e tanto ho visto che ci sono i commenti bloccati, va benissimo, avete spiegato pure. Ma la Schlein e Berlusconi hanno un punto in comune: a entrambi piace la figa, cioè detto così in maniera molto terra terra. A proposito di Gelli, Calvi, Costanzi, Schlein e Berlusconi, avrete notato che Enrico Letta, nell'andarsene dalla servizio di segreteria dopo aver lasciato le macerie, ha consegnato alla Schlein io mi immagino, pensate un po', la scena un altro anno alle elezioni europee, in cui c'è da scrivere la preferenza indicando il cognome. Immaginatevi il bracciante calabrese oppure il comunista Emiliano Romagnolo
o toscano o umbro che scrive sulla scheda il cognome Stein. Dove immaginate il cognome Stein? Io, ecco, ogni volta che incontro il mio amico Jacek Gawronski, che venne candidato ed eletto molte volte al Parlamento europeo, prima per il Partito Repubblicano, poi per Forza Italia, gli dico: ma Jacek, come diavolo hai fatto a prendere le preferenze, visto che non si poteva scrivere il numero, ma bisognava scrivere il cognome? Io non ho mai capito se tu c'hai Gav, W, Ronski, SKY, SKI, SCHI, come diavolo hai fatto a ottenere le preferenze? Scrivevano il cognome giusto, quale segreto aveva? E adesso bisognerebbe che la Schlein per le elezioni europee del prossimo anno perché naturalmente verrà candidata in tutti i collegi, no? È chiaro, il segretario del partito viene eletto nel collegio del nord, del centro, del sud, nel collegio del nord-est, eccetera. Schlein, pensatevi quello che distribuiva l'Unità il 1° maggio porta a porta, o che va a far friggere le frittelle alla festa dell'Unità, o le piadine, o il gnocco fritto, e ha tutte le dita ustionate, poverino, e non sa che non esiste più l'Unità e quindi questi soldi dove vanno a finire, che dovrà scrivere Schlein. Io non so quante schede verranno annullate, no. Comunque, a parte quello, a proposito di Festa dell'Unità, ma scusate, il PD era quel partito che voleva il POS, la registrazione, il pagamento, sì. Vogliono, ecco, la moneta digitale, vogliono la moneta digitale. Ecco, spiegatemi un poco la moneta digitale. Allora, ognuno di quelli che hanno votato alle primarie ha dovuto versare 2 euro, giusto? Così dicono, sì. 2 euro. Ok, loro dicono che hanno votato circa 1 milione di persone, dicono circa perché non diranno mai. E quindi un milione per 2 euro a testa quanto fa? Sono 2 miliardi. 2 milioni in contanti. 2 milioni, sì. 2 milioni, cioè 4 miliardi, 2 milioni di euro, c'è il POS di ognuno di quei versamenti da 2 euro? No, non c'era neanche ricevuta. No, non c'è nulla. C'è lo scontrino fiscale, c'è qualche cosa, ma comunque non perdiamoci queste cose. Torniamo alla consegna, al passaggio di consegne. Quindi ormai in Italia c'è il passaggio di consegne, il campanello passato da Draghi alla Meloni, il campanello passato da Gentiloni a Renzi, no, da Gentiloni, da Letta a Renzi, ve lo ricordate che facce facevano tutti e due, sì. Con Renzi che godeva come un riccio, e c'è stato il passaggio delle consegne da Letta alla Schlein, costituito il passaggio di consegne da che cosa? Un melograno, se avete notato, il melograno arancione, che non è il simbolo della banca AMG Direct, dove immagino siano stati versati 2 milioni di monetine in contanti, no? 2 milioni di euro in contanti a lunedì, sono andati con un cesto a portarli in banca, o se lo sono. Attenzione, che cos'è il melograno? Definito da Letta un augurio di prosperità, fortuna e salute, che cos'è? E gli sette ci vadano a leggerselo su Google. Nella simbologia massonica il melograno evoca l'unione di tutti i fratelli uniti nella massoneria universale. Eccoli lì, l'hanno fatto davanti a tutti, quello là che torna a Parigi, che c'è il presidente della Repubblica francese, che quando viene in Italia che cosa fa? Va dal Papa, anzi prima passa alla comunità di Sant'Egidio, ma poi che cosa fa? Va dal Papa e al Papa non bacia mica l'anello, al Papa non si inginocchia mica. Bacia il Papa sulle guance. Oh, ma più simbologie di queste cose qua, da fratello a fratello, da fratello a fratello, a frère, mon frère, fratello, tin, tun, tan. E questo invece ha fatto altra cosa, ha passato il melograno, ripeto, Google, 2 punti, nella simbologia massonica il melograno evoca l'unione di tutti i fratelli nell'unità, di tutti i fratelli uniti nella massoneria universale. Si passano i messaggi, insomma.
passano i messaggi e ai loro danti causa fanno vedere che stanno ubbidendo, no? Fanno vedere che stanno ubbidendo, no? Perché la signorina è la signorina, come dobbiamo chiamarla adesso? Dopo aver detto che ha una cosa fondamentale in comune con Berlusconi, cioè a me piace la figa. Allora, detto questo, l'asterisco, tua, devi usare l'asterisco. L'asterisco, l'asterisco. Allora, la Schlein aveva mai visto una tessera del PD prima di un mesetto fa? No. Ha mai visto, secondo voi, la canottiera sudata di un operaio? No. Viste le sue tendenze di un'operaia? No. Ha mai lavorato nella vita? No. Ha mai fatto la volontaria? Sì. Per le elezioni di Obama a New York. Punto. Uno parte dall'Italia disoccupato, disoccupato, senza reddito di cittadinanza, e per vincere la disoccupazione cosa fa? Va a New York e fa il volontario nella campagna elettorale del compagno, anzi del fratello Obama, del fratello Obama, altro del melograno e del bacio sulla guancia. Questa è altro che ZTL, il centro, eccetera. Ma hanno fatto un'operazione, questi hanno fatto un'operazione. Ma io, ma vi dico la verità, vedete che l'altra volta non ci ho imbroccato perché ho detto che avrebbe vinto Bonaccini, anzi avevo addirittura dato le percentuali. Perché? Perché ero limitato, come sono limitato sempre, e mi limitavo agli iscritti del PD, ai circoli del PD, non agli estranei, ai fuorisacco, agli infiltrati. Dico, c'è stato, adesso hanno già calcolato, che sono come quelli che fanno i calcoli a Ferragosto, 2.200.000 automobili sulle strade. Cazzo, ma neanche la Telepass riesce a fare questi calcoli, neanche la società autostrada. Allora, la disoccupazione calata del 2,3%, ma neanche l'Istat. Ecco, questi qui hanno già fatto i calcoli che il 22% di elettori delle primarie ai gazebo erano dei 5 Stelle. Che se fosse vero, ma a Conte non è così fine. Perché? Perché a Conte che ci sia una così al vertice del PD è una sfiga, scusate, non so cosa si può dire, è una sfortuna incredibile, perché questa qua adesso si va a arare nel campo di Conte, no? Conte, a Conte conveniva uno di destra, diciamo, nel PD, non una che è l'ecologia, il verde, la salute pubblica, sull'Ucraina la aspettiamo, sull'Ucraina la Meloni la sta aspettando al varco, perché tra qualche giorno ha pronto un discorso durissimo in Senato contro i russi e a favore dell'Ucraina, degli armi. L'Ucraina, vediamo questa qui come si schiera, come si schiera. A proposito di Ucraina, sapete che stanno saltando tutte le coordinate. E si è arrivati al punto che si sta parlando con una notevole fondatezza di un colpo di scena. Berlusconi che è in trattative con Michele Chi Santoro per affidargli un programma su Rete 4 dove una volta a settimana si parli di guerra. E chi glielo ha raccomandato, chi glielo ha creato questo contatto? Sgarbi, fondandosi sul tema che Berlusconi è insoddisfatto dei suoi talk show, capite? È insoddisfatto, il padrone che fa quello che vuole, che fa cacciare uno perché riempie gli studi per Bossi 20 anni fa, Berlusconi vuole la trasmissione pro-Ucraina e non gliela fanno i suoi servi, porro Giordano, quella con le labbra sottili, come si chiama, quella Veronica, poi chi c'è ancora, Del Debbio, loro non gliela fanno la trasmissione filo putiniana e contro l'Ucraina, loro vanno dietro alla corrente, cercano di tenersi a galla con l'indice d'ascolto, e quindi cosa deve fare Berlusconi? Sgarbi gli ha detto, ma affidati a Santoro, non hai visto come ti sta lodando in questi ultimi tempi, come ha detto che la tua posizione che hai espresso mentre andavi a votare per le regionali in Lombardia
ha detto che è giusta la tua posizione, che non si può mandare delle armi se si vuole la pace. Ecco. Posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Alzo un attimo la manina come a scuola. Ma Santoro praticamente che fa? Passa sopra tutti gli editti bulgari, i cosiddetti editti bulgari poi? Bisogna vedere la cifra che c'è, gli assegni anche ballo, gli assegni bancari non li fanno più. Il discorso è sempre il soldo. Bisogna vedere su che IBAN se li fa bonificare, okay. e quanti zeri ci sono. Anche perché poi si porta dietro tutto il cucuzzaro, si porta dietro Vauro, si porta dietro. Non può più portarsi dietro il maresciallo, come si chiamava quello con i baffi, il maresciallo Ruotolo, perché nel frattempo il maresciallo Ruotolo, lui ha votato, ha pure votato, ha twittato anche il voto, insomma, per cui sì. Quindi non può portare, si porterà dietro Pappagone, che è quello che ha mandato a puttane tutto quell'insieme di cespugli importanti che sono rimasti fuori dal Parlamento, perché lui, foraggiato da Arcore, ha sabotato gente come il proprietario della televisione BioBlu, che fa una bellissima televisione, una persona di grande coerenza, di grande capacità giornalistica e anche politica, ha fatto fuori Toscano, un altro che ha una bella televisione, che fa il suo lavoro, tutta gente che prendeva dei voti ma che correndo da soli sono arrivati non sono riusciti a raggiungere il quorum, e all'interno avevano naturalmente una quinta colonna di Arcore, perché ricordatevi che se tu dai fastidio al cavaliere, anche in tempi di magra, soprattutto in tempi di magra per Forza Italia come questo, il cavaliere o ti compra o ti distrugge, perché il cavaliere dice di essere buono, che dava i soldi alle oggettine per fare della beneficenza. Ma non dobbiamo mai dimenticarci il caso Oscar Giannino, che è un classico caso di silenzio stampa, no? Perché è stato silenziato e rovinato. Vi ricordate, i sondaggi lo davano all'8% in cui le pre-elezioni, che il cavaliere temeva tantissimo. Allora lui gli fece sparare dal suo vice una bomba con la storia dell'università, la laurea, il curriculum e tutte queste cose qua, e da allora Giannino, che è un grande giornalista, che è un giornalista molto molto bravo e molto bravo preparato, lo mettiamo anche lui nel lager, nel campo di concentramento, dove ci sono io come presidente di quel lager lì, come numero uno, no? Dice chi è? Tu sei il prigioniero numero uno. Tu sei il prigioniero numero uno. E poi ci sono questi finti prigionieri che entrano ed escono, anzi sono già là, perché loro, rispetto a noi che mangiamo del pane secco e mangiamo le cipolle e mangiamo delle patate rancide quando ci sono, loro invece capisci che sono al soldo, perché gli arrivano dei pacchi da Arcore, dal ufficio postale di Arcore, dove il caviale, lo champagne, lo storione, eccetera, cioè i vari paragoni, eccetera. E io sono lì, prigioniero numero uno, prigioniero numero due Giannino, ce ne sono tanti prigionieri. Questo Riccardo Bocca, prigioniero numero 4 Massimo Fini, prigioniero numero 5, non dimentichiamo un altro, Antonello Piroso, ve lo ricordate, bravissimo, sulla 7, ha fatto programmi, centinaia di ore, migliaia di ore di trasmissione diretta, ha inventato programmi ed è stato poi fatto fuori dalla moglie di quella che fa le belve, come si chiama la moglie di quella, da Mentana, la moglie di quella che fa le belve lo fa quella lì che è stata a Sanremo, anche come si chiama, io non ti posso aiutare, forse Stefania non lo so, lei lo sa, sì sì, che fa la belve, compagna di Mentana, Francesca Fagnani, il marito di Mentana, lei è il marito di Mentana, esatto, lei è il marito di Mentana, lei, così come la definisci, era il marito di Costanzo, perché la frase è: la definisci è rimasta vedovo, cioè in questo casino creato dalla Boldrini, e noi per correttezza dobbiamo dire: la De Filippi è rimasta vedovo. Quindi la dizione corretta non è uno sbaglio, non è una parte, non è un lapsus,
e naturalmente Boldrini è. Boldrini è uno dei punti di riferimento della Svizzera, della Schleid. Attenzione, gira un fotomontaggio che noi descriviamo, ma anche qui arriveranno portate, collece, dove c'è Pippo Franco con i capelli sì. lunghi e sono identici. C'è la famosa cosa separati dalla nascita. Perché? Perché possiamo dirlo, perché vedete, la situazione, io ho fatto l'altro giorno a Chiavenna un dibattito con Marcello Veneziani, che ha scritto un libro bellissimo che vi consiglio, Gli scontenti, io l'avrei intitolato Gli incazzati, gli smonati, e ci avrei aggiunto i coglioni scontenti, perché noi scontenti siamo anche coglioni, perché poi quando non abbiamo altra, vabbè, comunque gli scontenti. E Veneziani diceva: ma non vedete che noi siamo arrivati a un punto tale di condizionamento che non possiamo neanche dire quello che pensiamo, perché ci troviamo sui giornali dei padri che dicono: se mio figlio fosse gay io sarei orgoglioso. E un padre non pensa questa cosa qua, no? Un padre non pensa questa cosa, però noi stessi, se dovessimo dire una frase del genere, non ci crederemmo, la diremmo per non essere criticati, per non essere lapidati, per non essere messi nel campo di prigionia. Io sono prigioniero numero uno, numero due, numero tre, quello che volete, e quindi sono già là, e quindi non rischio di essere al massimo vi danno del pane secco e della brodaglia avvelenata, ma cosa volete che faccia? Allora non siamo più capaci di dire ciò che realmente pensiamo. Non siamo più capaci di dire ciò che realmente pensiamo. Io posso dire che la Schlein è brutta? Posso dirlo? Anzi, non è bella? Non è affascinante? Posso dirlo? Certo. Posso dirlo? Come lo dico. Lo dico. Posso dirlo? Lo dico. Sì, sì. Lo dico. Ecco, non ho questo problema. Posso dire che siamo un paese, o quelli che sono andati a gazebo sono dei matti e dei coglioni numero uno, perché? Ma perché questa qui non nasce dal nulla. Questa è quella che aveva creato insieme alle sardine, ve lo ricordate, quel Santori? Quel Santori è consigliere regionale dell'Emilia Romagna e si cucca 14.000 euro al mese. E questo è uno dello staff della Schlein. E noi dicevamo: guarda, stupide sardine, dove sono andati a finire? Sono spariti. No, che non sono spariti, perché il PD c'ha la Reserve Royale, per modo di dire, di questi qua, pronti a tirarli fuori. E quindi siamo passati nel PD dalla segreteria Togliatti alla segreteria Berlinguer alla segreteria Schlein. Ok, siamo passati a queste fasi. E questa qui era una delle supporter di Prodi. Vi ricordate quando ci fu la vicenda di Prodi e che doveva essere candidato a Presidente della Repubblica, lo scelse Bersani come segretario, che mise alla prova, naturalmente dovette fingere delle elezioni del gruppo parlamentare, ma gliene incolse, perché ci furono i famosi 101 che nel segreto dell'urna votarono contro Prodi, cioè non volevano Prodi, che era già in viaggio aereo dall'Africa, non lo volevano come candidato presidente della Repubblica, e sarebbe uscito, no? E quello che cos'era di non volerlo candidato presidente della Repubblica? L'obiettivo di chi? Di Berlusconi. E questa qua è andata subito a fare la famosa corrente occupare in italiano, questa parla occupy con la Y finale, PD, dove stava insieme a Prodi, ed era il periodo in cui poi dovettero divaricare su altri candidati. Vi ricordate, c'erano Napolitano, niente meno, e c'era anche Marini, l'ex presidente del Senato, ora defunto, sindacalista della CISL. E lei, la Schlein, ha fatto un
perché adesso sono andati tutti a cercare, perché questi poi lasciano delle tracce, cose che se le avessimo fatte noi ci avrebbero crocifisso. Allora, che cosa scrisse la Schlein? Marini, punto interrogativo, Napolitano, punto interrogativo, e il sotto disse: spero si tratti di Valeria Marini. Pensate un po' quanto questa qui è vicina al PD, è lì già la linea. Pensate un po' questa qui che cosa scrisse. Io sto andando a cercare altri, perché ce ne sono altri, perché non c'è niente di più bello di andare a cercare questa qui. Ecco, state un po' a sentire i tweet del passato, non tanto di questa segretario, è corretto, perché stavo per dire questa signorina, ma è scorretto. Allora, attenzione. Beh, aveva ragione Civati, perché lei è una creatura di Civati, 3 anni fa, quando non votò Napolitano. Quindi questa era contro Napolitano. Giura Franceschini come presidente del Consiglio. Napolitano e Renzi si scambiano una battuta e sorridono. Questo ha l'aria familiare, dove l'ho già visto? Giura Franceschini era giurava nel governo. Napolitano, votarlo è una sciocchezza. Questo tanto per dire. Aspetta, c'è anche chi magari detesta Napolitano. State a sentire di Travaglio, eh? Io quindi ecco perché dico, a me questa non piace, e posso anche dire che la comune con Berlusconi amano su due la figa e che questa è brutta. State a sentire questa, io sarei quello politicamente scorretto. State a sentire questa qui cosa scriveva, eh? Il suo tweet si chiama LYS, il suo iniziale. E quel sorrisetto del cazzo di Travaglio, che potrebbe averlo solo uno stronzo che ha altri 2 passaporti nella tasca interna del cappotto, chissà cosa vuol dire che ha altri 2 passaporti. Comunque, quel sorrisetto del cazzo che può avere soltanto uno stronzo come Travaglio. Questa qui è sì che è questa. State a sentire, prende una frase di Bersani che dice: noi abbiamo mandato Berlusconi a casa prima degli altri. Commento della Schlein: ah sì? Me l'ero persa. Quindi contro il segretario. Andiamo avanti, che ne troviamo degli altri. Forse qui c'è la foto del compleanno con il cane, qui c'è lo scambio del melograno. Questo del melograno non ve l'aspettavate, questo simbolo del melograno. Attenzione. Questa è stata bella. Te la riconosco. Franceschini, Fassino, La Torre, De Luca, non sono forse la vecchia dirigenza? Io sono sono nelle liste, questi qua, Franceschini, Fassino, La Torre, De Luca, sono nelle liste per la nuova Assemblea Nazionale, di cui poi hanno fatto parte. Questa qui era, e non sta ancora, eccola la famosa frase sulla Marini. Mi sveglia la notizia, Castagnetti, Marini, Mattarella, possibili presidenti della Repubblica. Il mio primo pensiero è questo: Marini Valeria, spero. Avete capito questa qui? Cioè, è forte, eh? E ce l'ha con Franceschini, la cui moglie è quella che l'ha sponsorizzata. E adesso la vedremo questa qui, che deve, come prima cosa, vuole sostituire il capogruppo alla Camera, il capogruppo al Senato del PD, che sono 2 donne. Adesso vedremo chi ci mette, e una che ci metterà è la moglie di Franceschini. Attenti che ce n'è un'altra. La notizia, un altro tweet della Schlein, la notizia è che D'Alema ha pagato 1500 euro per un ulivo. Quello che aveva prima era morto, ma lui giura che non è colpa sua. Questa qui, pensate gente come D'Alema, come la sta aspettando, questa qui che transiti sul fiume, eh? Pensate, se fanno premier Enrico Letta con tutti i danni che ha fatto già, non solo PD, eccolo, questa qui, 21 aprile 2013 alle 9:54, attenti, da dove li manda questi tweet? È come l'ingegnere De Benedetti,
che c'ha la tessera numero uno del PD ma paga le tasse in Svizzera. Lei li manda questi tweet da Croglio, Svizzera. Croglio, mai sentito nome. Paese svizzero, lei vive in Svizzera, cioè il segretario del PD italiano vive in Svizzera. Allora, se fanno premier Enrico Letta, con tutti i danni che ha fatto già solo nel PD, la marcia su Roma la faccio io, dice questa qua. Capito? La marcia su Roma la faccio io, cazzo, non si può dire ho fatto la marcia su Roma. La parola marcia su Roma è vietata nel lessico del ma scherziamo, la marcia su Roma non si può dire. Poi dalla Svizzera. Dalla Svizzera, da Croglio lì, Croglio come si chiama, capito? Allora, state a sentire. Un'altra su Letta, aperte virgolette, nelle prossime ore arriva il patto di coalizione, convincerò tutti i partiti, anche il PD. Lei commenta, e io che pensavo che lui fosse del PD, questa non è male perché, state a sentire, poi vabbè ci sono anche alcune sfilate di moda sui Twitter, sito di Prada, mica di Lupin, Lupin. Copri i migliori look della sfilata donna Prada FV23 disegnata da Miuccia Prada e Raff Simone. Questa si veste Prada, Miuccia Prada la denuncia, dico, ma lei non si permette. Attenti, però prima avete sentito Letta, due punti, nelle prossime ore arriva il patto di coalizione, convincerà tutti i partiti, anche il PD. Allora, attenti, ve lo ricordate, il patto di coalizione era quella cosa che quando Letta, presidente del Consiglio, giocò come ultimissima carta, lesse quel programma di 100 pagine in televisione, rompendo i coglioni a tutta l'Italia che alle 7 di sera voleva vedere ben altro, e non sapeva che intanto era già pronto come presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ve lo ricordate, no? Che Letta fino all'ultimo si comportava. Ecco, io continuo a porre, e lo ripropongo anche in questa sede, un interrogativo, augurandovi che qualcuno dei nostri ascoltatori possa rispondere. Dunque, attenzione, lo sappiamo benissimo che sono i poteri forti che, fottendosi delle elezioni, delle votazioni, degli elettori, eccetera, scelgono in pratica o determinano il primo ministro. Questa volta non ci sono riusciti con la Meloni perché era troppo schiacciante la superiorità numerica, non sono riusciti a far fare l'alleanza tra Calenda e il PD e i 5 Stelle, quindi ma i poteri forti fanno quello che vogliono, no? scelgono il pagliaccio a presidente della Repubblica Francese, scelgono il burattino a sostituto della Merkel, scelgono, allora Enrico Letta scelsero come presidente del Consiglio. Ora, se io fossi uno dei poteri forti invece di essere il premier numero uno, che cosa farei? Enrico Letta sarebbe per me, ed è stato, il personaggio ideale, ex democristiano, uno tranquillo, uno che non rompe le scatole, uno che mi rassicura perché dona il melograno, uno che non dà fastidio, uno che se alzo il telefono e gli dico fare così e così, lo fa, e quindi è ubbidiente, è docile, è il burattino ideale. Ora, io mi sono sempre chiesto, ma i poteri forti per quale ragione hanno sostituito uno che era così affidabile, così docile, così obbediente, così sottomesso come Letta, lo hanno sostituito con uno come Renzi, che se vogliamo un cicinino più irrequieto lo è, un cicinino più indipendente lo è, un cicinino più pericoloso tra virgolette lo è. Come mai passi da uno che ti offre il massimo della tranquillità perché è un burattino nelle tue mani, a un altro che è sempre un burattino nelle tue mani? Lo dimostra la denuncia dei redditi che presenta, di 2 milioni e 800 mila euro di reddito in un anno, no? Uno che ha sempre fatto solo politico e che non ha mestiere, Renzi. Come mai scegli uno come Renzi? Vuol dire che Renzi o è appoggiato, o è raccomandato, o è protetto, o è sponsorizzato, o è più forte, talmente più forte che i poteri forti si fidano di lui e rinunciano a un tipo così
tranquillo, così camomillesco, così affidabile, così docile, così ubbidiente come Enrico Letta. Vi dovete spiegare, se potete. Infatti avete visto che poi lo hanno recuperato da Parigi, lo hanno fatto tornare in Italia, lo hanno collocato al vertice del PD senza elezioni, senza tutto questo casino delle primarie, dove vanno a votare quelli che non sono del PD ma gli altri, e hanno messo lui come segretario del partito. Ma perché lo hanno sostituito da Presidente del Consiglio? D'accordo che poi Renzi li ha ricompensati con la privatizzazione, con l'entrata in borsa delle banche popolari, che sono business miliardi, che lo ha ricompensato con ha fatto chiudere l'Unità, che lo ha ricompensato rompendo con la CGIL per la prima volta nella storia del Partito Comunista, eccetera. Ma come mai poi hanno messo Renzi allora in quella posizione, salvo poi regolargli revocargli la fiducia? A proposito di Renzi, avete notizie della moglie di Renzi? L'avete mai più vista? Cosa ha fatto? Anche lei si è ottenuta il ruolo di preside, sta marcando graduatorie, eccetera, a Firenze, vicino a casa, non deve più fare l'insegnante con la cattedra di 18 ore, eccetera. Non, sì, c'è un po' la rottura di coglioni di dover parlare con i genitori degli alunni, le ore delle udienze, di presiedere i consigli di classe, di fare gli scrutini, ma sono tutte cose che si superano facilmente. Ecco, sono alcuni spunti di riflessione che io lascio all'intelligenza di chi ci ascolta cercare di rispondere, dare una poltrona, perché stavo passando sui due governatori qui il computer davanti a me, sui due governatori, neogovernatori, uno neo riconfermato, cioè Fontana in Lombardia, e l'altro Rocca, nuovo eletto nel Lazio, i quali sono lì che non riescono a fare le giunte, anche perché non hanno ancora capito che la giunta la fa sia in Lombardia, la decide sia in Lombardia che nel Lazio un signore che si chiama Angelucci, parliamoci chiaro, Angelucci, il re della sanità privata, vuole, pretende, avrà, tenete presente i nomi quando poi usciranno, avrà il suo assessore alla sanità in Lombardia, il suo assessore alla sanità nel Lazio, suo nel senso di sua piena fiducia, eccetera. Quindi col melograno magari, col melograno, e quindi con la possibilità insomma, era questo. Ma c'è ancora qualcos'altro che io volevo dirvi. Cos'è che vi volevo dire? Dire da Juventino. Da Juventino sto ridendo perché lo sponsor sulle maglie dell'Inter, una nota società di scommesse, non ha pagato neanche la terza rata da 8 milioni ciascuna, quindi non ha pagato 24 milioni della sponsorizzazione, e nonostante questo l'Inter continua a metterla sulle maglie e ha annunciato che la metterà fino a fine stagione per non deprezzare il brand. Ma non deprezzare il brand di chi? Di quelli lì che non pagano, pensate un po'. 3 per 8, 24 milioni sono passati in cavalleria, Tenere d'occhio l'ex capo della polizia Gabrielli, quale ufficialmente è andato in pensione, ma non vuole finire i giardinetti. E potrebbe aprirsi per lui una folgorante carriera come consulente per la sicurezza nel settore privato. Pensate un po', si ipotizzava anche un arrivo al Quirinale come consigliere di Mattarella, ma poi Zampetti, il potente black power, il deep power, il potere profondo e vero, il segretario generale del Quirinale, ci ha messo lo zampino. Però tenetelo presente Gabrielli, perché l'ex presidente del Consiglio Amato, che insieme a Mattarella incarna la vera opposizione alla Meloni, altro che Schlein, la vera opposizione alla Meloni, come diceva Amato, al Viminale ci vogliono dei politici, non dei prefetti.
vedansi le dichiarazioni sgangherate del prefetto Piantedosi, non a caso uomo di fiducia di Salvini, cioè due cervelli che messi in un frullatore ne esce neanche un'unghia, e che a proposito da Salvini, al Viminale ci vogliono i politici, non i prefetti. Per carità, questa regola delle eccezioni, perché al Ministero dell'Interno ci sono stati anche Maroni e Salvini, quindi questa vedete che non è quindi una. E quindi dicevo, le dichiarazioni improvvide di Piantedosi sulla vicenda dei morti della strage vicino a Crotone. Ma intanto c'è uno che se la ride, un altro del Deep Power oltre a Zampetti, il dottor Vespa Bruno, con i suoi meravigliosi vini, tra cui il Bruno è un primitivo di Manduria che egli produce nella sua masseria in Puglia. Il Bruno, che è un ottimo vino rosso da tavola, perché Bruno comprende tutte le colorazioni possibili. E difatti, dopo che Bruno ha ottenuto, come avevamo previsto, la sua striscia quotidiana dopo il telegiornale TG1 alle 20, l'ha ottenuto scavalcando, lui entrando nel cuore della Meloni, che è completamente innamorata di lui, innamorata in senso giornalistico, politico, per i consigli che dà sulla RAI. È chiaro che non si può tenere, come ha fatto verso tutta la vita, il culo su tutte le sedie. Capite? C'è la famosa frase, così un culo che va bene per ogni taglio di pantaloni, cioè dalla 42 alla 64 gli vanno bene. Però non si possono accontentare tutti, e Berlusconi si sente tradito da Vespa. Si sente tradito da Vespa perché è diventato il tele Rasputin, il teleconsigliere della Meloni. Attenti, è Vespa con la mano destra, sembra la storia dei miei amici Agnelli e della Fiat, ci si fa per dire, adesso di questo, perché Vespa con la mano destra pubblica i libri per la Mondadori, giusto? Quindi prende il linguaggio, i diritti d'autore, cioè li prende Berlusconi, e con la mano sinistra invece tiene con la Meloni. Capite? Anzi, era già stata liberata la sedia per togliere dai piedi l'amministratore delegato della RAI Fuortes, Carlo Fuortes, quello che ha combinato tutti i disastri di Sanremo. Gli avevano liberato la sedia di al vertice del Maggio Fiorentino, e finalmente sembrava dovesse essere arrivata l'ipotesi di Giampaolo Rossi come direttore generale della RAI. Giampaolo Rossi è un grande dirigente televisivo, lavora in RAI da molti anni, è stato sempre penalizzato proprio per le sue simpatie per la destra. Adesso è venuto il momento di passare a raccogliere, dopo tutte le botte, le bersagliate che ha preso nel corso degli anni, ma è rimasto coerentemente fedele alla sua ideologia, al suo lavoro, alla sua professionalità. Il partito RAI gliene ha fatte di tutti i colori, e adesso che era venuto il momento di raccogliere, ecco che si para sul suo cammino Bruno Vespa, e si para sul suo cammino Fuortes, che se ne va soltanto, che se ne può, lo puoi cacciare soltanto se è lui ad andarsene. Pensate un po' che mostri creano, questo lo aveva messo lì Draghi, pensate un po' cosa combinano. E attenzione però, perché Giampaolo Rossi ha un altro problema, perché l'opzione si rivela di difficile realizzazione, non solo perché Forte si è aggrappato alla poltrona, ma per l'opposizione di Berlusconi e Salvini, che vogliono un repulisti generale, dato che ora come ora non toccano palla, così imparano a togliersi di piedi i servi dai piedi, come Gennarino, a mandarlo a fare il ministro della cultura. E Gennarino ha fatto un altro per finire sui giornali, ha nominato Mogol, quello di Mogol Battista, l'ha nominato responsabile della cultura popolare. La cultura popolare, Peppe Barra, mandaci qualcuno, Mogol Battisti, ma poi questi qui fanno tanto casino per dei nomi di destra, ce li hanno i nomi nel mondo della cultura che sono seri e interessanti, hanno proprio Marcello Veneziani, hanno Pietrangelo Bitafuoco,
hanno Giordano Bruno Guerri, hanno non nel senso che sono tesserati, ma nel senso che da sempre combattono coerentemente con la loro ideologia. A proposito di coerenza, è un aggravante la coerenza. E c'è un'altra frase del recente defunto, quello con i baffi, della moglie di Maria De Filippi. La moglie di Maria De Filippi per tutta la vita ha ripetuto in ogni intervista questa frase: la coerenza è la virtù degli imbecilli. Avete capito? Per mascherare il proprio voltagabbanesimo, per mascherare il proprio cambio di cavallo, il salire sul carro del vincitore, ha detto: la coerenza è una virtù propria degli imbecilli. Io preferisco essere imbecille. E voi? E voi? Pure noi. Preferite come me essere imbecilli? Se la coerenza è, capite? Questi se le dicono e se le raccontano a modo loro. Sì, sì, davvero. Capite? Mi sono iscritto alla P2, sono un cretino, hanno pagato tutti. Pensate a Gustavo Selva. Prendiamo il mondo generale. Gustavo Selva aveva quel programma Radio Belva, che era un programma politicamente di un'efficacia strepitosa radiofonico, perché la mattina, quando ci si fa la barba o ci si sveglia o ci si prepara o si fa colazione, oggi magari le abitudini sono cambiate e si guardano quei telegiornali che passano a striscia la mattinata, ma allora e soprattutto in macchina si sentiva molto la radio. E Radio Belva era formidabile perché era una striscia quotidiana di 5 minuti in cui, nel momento in cui voi eravate più vulnerabili, perché la mattina si è con la pressione ancora un po' bassa, non ci si è ancora svegliati del tutto, non si conoscono ancora i titoli dei giornali, perché non c'erano allora, ai tempi di Radio Belva, tutte le rassegne stampa che a mezzanotte vi rompono i coglioni e vi tolgono quello che era il fascino di vedere le prime pagine dei giornali. No, Gustavo Selva vi dava uno slogan, una battuta, un ragionamento che voi portavate sulla metropolitana mentre andavate in ufficio, sull'autobus oppure nell'ufficio stesso, nel bar prima di prendere il caffè, e quindi faceva da amplificatore quella battuta, quell'indirizzo politico, quell'indirizzo ideologico, quello slogan. E quindi pensate all'efficacia che aveva Gustavo Selva, che naturalmente subì le bordate della sinistra, che capiva che quell'indirizzo di radiofonico e giornalistico non era favorevole a loro, e accolse l'occasione della storia della P2 per uccidere professionalmente Gustavo Selva, che poi diventò deputato, eccetera, venne recuperato. Ma per dirvi questo, per dirvi anche che cosa significa la striscia di Bruno Vespa alla sera, a cuscinetto tra la fine del TG1 e l'inizio dei Soliti Ignoti, la trasmissione di Amadeus. Allora, intanto io mi voglio leggere un tipo che mi è simpatico, poverino, lo vedo qui nella foto che alza il suo pugno, anche lui è un altro coerente, ha un'altra bellissima fotografia, è quella con la... è quella fatta da Osho, quella che prende le fotografie e ci mette la battuta in romanesco sulla prima pagina del Tempo. C'è la Schlein col pugno chiuso e dice: ah, devo chiudere il pugno da destra o da sinistra? Perché non sa come si fa il pugno chiuso, no? Allora chiede: ah, ma è da destra, è con la mano destra o con la mano sinistra? E dico: è lì le facce, la faccia truce. E lì faccio il pugno chiuso, e lei chiede: ma lo faceva con la mano destra o con la mano sinistra? No? Non lo allora so. sentiamo uno che invece coerentemente anche lui è finito anche lui nel tritacarne, nel gioco di paragone contro di loro, Marco Rizzo, Partito dei Comunisti Italiani. Sentiamo l'ultimo Twitter: Schlein incarna al meglio la nuova sinistra fucsia e radical chic. La sinistra fucsia è bello. Nemica della classe media lavoratrice, della classe operaia, delle famiglie. La sua è l'agenda di Sanremo: gender fluid, filo Unione Europea e NATO, filo guerra, transfemminista, gretina, contro le auto e contro le prime case.
ragazzi, basta, questo qui indipendente. E naturalmente sopra c'è la foto della Schlein con chi? Perché anche la Schlein è un'invenzione, no? Con quello degli stivali, come si chiama? Sumaoro, quello lì, no? Sumaoro. Se io fossi la... Come si chiama? Sumaoro? Come sì, si sì, chiama? Sumaoro. Sì, sì, Sumaoro. Sumaoro. Quello con le galosce. Stavo per dire... Sua Moro, ho detto no, la famiglia Moro deve fare causa, deve assolutamente fargli cambiare il cognome, ecco Suma Moro, anche lei, lei così come lui, creati dal nulla, la sinistra fucsia, quella che non sia fluida, ho detto guardate anche nelle trasmissioni a quiz, che sono poi le cose più popolari, perché voi dalla scelta dei chi fa il casting scegliendo i concorrenti delle trasmissioni a quiz, sceglie i personaggi rappresentativi dell'Italia di oggi. Se voi guardate quello di Insinna, programma che io mi guardo verso l'ora di cena, quello di Insinna, L'eredità, con l'attesa delle parole per vedere indovinare o non indovinare, attenzione, se voi guardate i concorrenti di quella cosa lì, fateci caso, non ci si capisce più se sono maschi o femmine, va molto il fluido, vedete, il fluido, cioè è il fluido, fucsia, è tutto fucsia, non ci sono più i colori definiti, nero o rosso, no, c'è il fucsia, quelle tonalità che non si capisce, e in queste cose dove non ci si capisce, ah, naturalmente c'è già stata una levata di scudi, figuratevi già cosa succederà con me, per questi fotomontaggi di Pippo Franco vestito come la Klein, con i capelli più lunghi, e paragonata a Elly Schlein, con i meme che circolano sul web, anche Fratelli d'Italia si dissocia, ma che ve ne frega, voi lasciate circolare liberamente la satira, fate sorridere la gente che sono a piene le palle, gli volete portare via la macchina, perché sapete che con la macchina, e non sai, oggi se compri la macchina non sai più se devi prenderla elettrica, non comprate le auto elettriche, vi prego, perché ogni 2 anni bisogna cambiare le batterie, perché queste batterie sono costosissime, perché oltre a non poterle ricaricare ci avete un'autonomia scarsa, ma soprattutto perché pesano tantissimo nell'economia di un'automobile, quindi rallentano la velocità, la potenza, eccetera. Comunque sembra che ci sia stato un segnale dell'Italia verso l'Europa che ha detto che non siamo d'accordo con le macchine elettriche entro il 2035. Questo l'ho letto oggi pomeriggio e sembra che sia arrivata già una notizia verso l'Europa in questo senso, perché comunque non, effettivamente questa cosa non ha nessun senso oltretutto. Perché non capisco per quale motivo vado in Algeria magari nel 2035 e mi ritrovo una macchina di 10 anni fa, insomma, benzina o diesel, oltretutto, no? Comunque, vedete, andiamo verso un mondo, anzi ci siamo già, dove ci portano via i soldi. Guardate, gli unici che hanno fatto profitti in questi anni che sono le banche, piangono miseria, licenziano, chiudono le agenzie, le banche ci portano via i soldi, ci portano via il lavoro, ci portano via l'automobile, ci portano via la casa, con quell'altra norma europea che bisogna... non ristrutturarla, hanno inventato una cosa lì, come cavolo si chiama, hanno inventato un termine, non ristrutturazione, non restyling, la rivalorizzazione termica. Vabbè, quindi, sempre questi termini, questi neologismi, diciamo, per non dire le cose come stanno. E io vi dico di fare attenzione, adesso dedicheremo un po' di trasmissioni, se siete d'accordo, vi dico di fare attenzione. Perché se la vicenda ucraina non va come nei sogni di chi c'ha il pallino nelle mani, tra quelli che decidono dall'alto, state pronti che la nuova formula per tenere insieme tutto il mondo, con la prova generale della pandemia, ci hanno portato via la salute, oltre che il lavoro, oltre che la macchina, oltre che la casa, oltre che il denaro, cioè ci hanno portato via la salute. Avete visto che all'improvviso l'FBI ha scoperto che il virus è uscito da un laboratorio cinese, infatti. Cazzo, l'FBI, che organismo,
Che geni che sono! Ci sono arrivati dopo 5 anni. L'FBI ha detto ufficialmente in un'intervista, il capo dell'FBI è uscito, ma l'ha detto con cautela, non l'ha detto proprio chiaro, siamo sicuri, no, loro dopo 5 anni hanno accertato che il virus, il Covid, è uscito da un laboratorio cinese, ma va, ma davvero? Ma questo è uno scoop mondiale, ma questa è una rivelazione incredibile. Allora, dopo aver fatto la prova di farci stare in casa, averci tolto la libertà, dopo aver fatto la prova se inoculavamo o non inoculavamo, scusate ma il verbo è quello lì, il vaccino, io ho calcolato che negli ultimi 3 anni ho fatto 9 vaccini. Voi dite, ma tu sei una bomba chimica? No, io ho fatto 4 vaccini contro il Covid, 4, no? I 3 consueti all'inizio della stagione fredda per l'antinfluenzale, siamo 4 più 3, 7. Poi sono cascato anche su quello dell'antipneumococco, che per fortuna non ho fatto il richiamo, quindi 7 più 1, 8. Poi ho visto con la maledetta pubblicità che quelli over 65 devono fare il vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster. Ho fatto il numero 9, quello dell'herpes zoster. Quando e come farò il numero 10? Nel frattempo è stato smantellato il gigantesco hub che era stato fatto da Gallera e poi dalla Moratti in Lombardia a Milano. Attenti, quindi vedete che, ma vi dicevo, dopo le prove generali che ci hanno tolto la salute, ci hanno tolto la libertà, ci hanno tolto la macchina, stanno provando a toglierci la casa, ci hanno tolto i soldi, ci hanno tolto il lavoro, eccetera, il prossimo passo è facilmente prevedibile, adesso non mettetevi a ridere, ma io sono convinto che sarà così. Tra qualche anno ci sarà un governo mondiale, un'alleanza di tutti, cinesi, indiani, russi, ucraini, Stati Uniti in testa. Perché? Perché dovremo tutti combattere contro il nemico comune, gli UFO. Vedete che stanno cominciando, hanno cominciato con i palloni spia cinesi, hanno cominciato con quelle è vero o no? Guarda, c'è stata una vignetta bellissima. C'è stata una vignetta bellissima che è passata su Twitter. Poi, vabbè, non era una vignetta, era un fotomontaggio. Insomma, c'era questo pallone in Svizzera. Questo bel pallone a forma di mucca Carolina, te la ricorderai, insomma, la famosa mucca con la bandiera della Svizzera. In Svizzera hanno visto quelli. Come palloni, hanno visto quei palloni, girano quelli tesi. Vi ricordate quando parlammo in una trasmissione un anno fa che la CIA aveva deciso di desecretare tutti gli avvistamenti di UFO che c'erano stati negli anni? L'operazione è cominciata allora, cioè si è passati dalla desecretazione. Adesso la gente dirà, ma questo è uno dei terapeutisti. No, 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 io non sono un terapeutista. Vi dico solo, guardate che il prossimo passo nelle menti di questi demoni che ci comandano e ci controllano, ormai ci fanno fare quello che vogliono, nelle menti di questi demoni ci sarà che tutti i paesi devono allearsi, devono lasciare perdere l'individuo eccetera contro il nemico che viene dal cielo, il nemico invisibile, l'UFO. L'altro giorno in una spiaggia non so dove hanno trovato una gigantesca sfera d'acciaio e avevano paura ad avvicinarsi con questa cosa, e gli UFO e i palloni spia e tutto il resto. Sono arrivate truppe, cani lupo, metal detector, cose eccetera. Era una semplicissima boa di quelle navali in mezzo al mare, e che tutta arrugginita è di forma sferica e di una certa dimensione. Quindi ormai state pronti che nei prossimi anni si moltiplicheranno gli avvistamenti, certo, si arriverà. Nel frattempo c'è qualcuno che non ha perso di vista la situazione. Papa Borgoglio, il quale si occupa di problemi concreti. Papa Borgoglio non si occupa mica dei morti lì, dell'immigrazione. Papa Borgoglio dovrebbe andare in Libia a fare la visita e andare nelle spiagge dove partono i barconi. Quella è l'opera di apostolato. No, Papa Borgoglio, attenzione, non lo ha ancora comunicato direttamente. In Vaticano affiggono a una bacheca nel cortile di San Damaso, vicino al Palazzo Apostolico. Nella bacheca hanno affisso giorni fa, come riferisce
Emiliano Fittipaldi sul quotidiano Domani, hanno scritto una bacheca in cui dice che tutti coloro, a cominciare dai cardinali, che hanno un appartamento del Vaticano e non pagano l'affitto o pagano un affitto troppo irrisorio, non avranno più questo tipo di beneficio. Attenzione, si sta parlando di appartamenti di circa 400 metri quadri, mica. E si sta parlando di appartamenti mica alle case popolari, a Garbatella o a Tormarancia o a Tor di Quinto. Qui si sta parlando di palazzi apostolici, affreschi alle pareti, eccetera. E c'è già un cardinale preoccupato perché dice: che cosa vuole da noi Papa? Perché noi abitiamo insieme a due o tre suore e si rischia che noi e loro si debba andare via, ma che poi gli appartamenti rischiano inutilizzati. Scriva che noi comunque le spese le paghiamo sempre. E poi, attenzione, noi siamo dentro la città santa, non si può affittare a un inquilino che viene da fuori. Ecco, questo tema mi richiama il famoso discorso, ma qui, vedete, i discorsi vengono fatti, ma non si arriva mai a una conclusione. Perché la vera rivoluzione di un governo di destra sarebbe quella di far pagare finalmente l'IMU alle proprietà immobiliari del Vaticano. Ecco. Giusto? un vero governo che vuol dare i segni di cambiamento, ma qui non importa. 5 Stelle, Lega, Draghi, Meloni, tutti pari sono, come dice quello di Veneto. Diamo un bel segno concreto, un esempio, e sia la Chiesa per prima a dire no. Dato che questi sono alberghi, ostelli, sono posti che noi affittiamo a basso prezzo, sono perché non lo fa questo passo? Perché c'è Vespa con la sua striscia, e Vespa è uno di quelli, striscia televisiva, è uno di quelli che a Trinità dei Monti, credo nella ex casa che era del senatore Angiolillo, dove c'era il famoso salotto Angiolillo dopo la morte di Maria Angiolillo, si è riuscito a farsi dare in affitto a 300 euro almeno 300 euro di canone al mese, fate il paragone con l'affitto che pagate voi, da questa casa di 200 metri quadri di fianco alla sommità della scalinata di Trinità dei Monti. Ci avete presente, in cima a Trinità dei Monti c'è l'hotel Hustler, scendete i primi scalini, scendendo verso la fontana della Barcaccia sulla sinistra, date un'occhiata, c'è un muro e dentro c'è una magnifica residenza, e Vespa, oltre alla sua casa sul lungotevere dei Bellini, ci ha preso anche in affitto questa qua, chissà se gli affitta, se gli aumenta l'affitto Papa Borgorio, oppure se con una o due trasmissioni la risolviamo e non ne parliamo più, senza bisogno di far pagare questi bisognosi. È vero, sì, oppure lo paga con il suo vino, il vino che produce in Puglia. Esatto, quello serve per la messa. Quello serve per la messa. Per la messa gli fa una fornitura, senti, non gratis, a prezzo scontato. Scontato, certo. Poi se voi vedete che il vostro parroco è un po' brillo la mattina e dice delle cose, la predica un po' strana, andate a nasare il calice, se sentite il profumo del primitivo di Manduria che è sui 12-13 gradi, avete capito perché. Avete capito perché. A proposito, io mi sono sempre chiesto una cosa e volevo sottoporla a questi microfoni, i vostri microfoni. Allora, secondo me, un indice, e qui siamo sul discorso che poi va a finire sulla disoccupazione, sul rifiuto del lavoro molte volte, sulla voglia di non lavorare ma di avere un reddito sicuro come può essere il reddito di cittadinanza. Allora, avete notato una cosa? In Italia c'è la crisi delle vocazioni sacerdotali, giusto? Sì. Pensate che ci sono sempre meno preti, molti preti arrivano ormai dall'estero, molti sono di colore, così come le suore, eccetera, ma la vocazione in Italia ormai non ce l'ha più nessuno. Pensate che la diocesi più grande, la diocesi cattolica più grande del mondo è quella di Milano, che non comprende soltanto la provincia di Milano, ma pezzi della provincia di Como, di Bergamo, di Brescia, di Pavia, quindi un territorio immenso proprio nella parte più avanzata, chiamiamola così, del paese, anche se è un termine che a me non piace. Ebbene, sapete, negli ultimi 15 anni, quanti sono coloro che si sono iscritti
che sono entrati in seminario, diciamo che sono entrati in seminario. Attenti, e avete presente anche questi seminari giganteschi, questi palazzi enormi, e ce ne sono 11 seminari nella gigantesca diocesi di Milano. Allora, la media dei nuovi giovani che sono entrati in seminario negli ultimi 15 anni nella diocesi di Milano è di, dite un numero, quanti sono coloro che sono entrati in seminario negli 11 seminari della più gigantesca diocesi cattolica del mondo, quella di Milano? Quanti ma sono quest'anno? Tu, negli ultimi 15 anni. Ah, negli ultimi 15 anni, come media? In media ogni anno, quanti sono? 10. 10, Stefania, quanti? Ah, io veramente direi 0, ma comunque vediamo qual è la risposta. Ci siete andati vicino tutte e due, perché sono 3. Tre ingressi in seminario ogni anno negli ultimi 15 anni nella diocesi più grande del mondo. E questo mi fa fare la seguente riflessione. In questi tempi di disoccupazione, perché non vi fate preti? Cioè, no, attenti, sì, guarda, sì. Che ci siamo. No, no, ma infatti lo stipendio è garantito, giusto? Sì, lo stipendio è garantito. Ti danno la casa, quindi non devi pagare l'affitto. Ti danno la perpetua, invece di chiamarla perpetua, chiamiamo una che ti fa da mangiare, una che ti assiste, che ti rifà i letti, che fa le pulizie di casa, anche quella è una spesa. Senti i cazzi degli altri attraverso la confessione. Quindi sei, se ti gira, sei anche lo utile. Se ti gira lo zorzone ogni tanto, dai anche due colpi a qualche parrocchiana e hai una serie di privilegi. L'unica rottura di scatole è di alzarsi presto per la prima messa del mattino e di bere a digiuno due dita di vino bianco di Primitivo di Manduria, il Bruno di Bruno Vespa, e quello lì ti manda un po' in tilt. Ma attenti, se io mi presentassi al vescovo della mia diocesi, di una diocesi lontana dove non mi conoscono e sanno che sono un peccatore, e dicessi: Eminenza, mi è venuta la vocazione. Ora, c'è uno strumento per misurare la vocazione delle persone? No. Il nostro apparecchio che stiamo cercando di vendere sul mercato, l'indignometro, ha una sua valenza scientifica. Lo applichiamo all'avambraccio e misuriamo l'indignazione. Certo. Ma il vocazionometro per misurare la vocazione non c'è. Quindi io posso dire: Santità, Eminenza, Eccellenza, mi presento al vescovo della mia diocesi, che so che le chiese sono sempre più chiuse, che le messe non le dice più nessuno, che le vecchiette vogliono andare a dire il rosario tutte le sere, eccetera. Dico: ho la vocazione, mi affida una parrocchia di alta montagna dove ci sono 3 o 4 comuni che non sono più serviti, eccetera, me la affida? E io sono convinto che quello là, dalla disperazione, possa dirmi di sì. Mi farà fare un piccolo esame per vedere se c'ho davvero la vocazione o no, ma è facilmente superabile, no? O morire che si presenti qualcuno a candidarsi, a chiedere lavoro e a proporsi per questo tipo di cosa, che ti garantisce uno stipendio, una casa, una donna di servizio, o una serie di benefit, perché poi se fai il bravo, fai delle belle prediche, ci sai fare nelle confessioni, non dare le penitenze troppo pesanti, ma lì mettiti a Tre Pater Ave Gloria, i famosi Tre Pater Ave Gloria, e ti portano anche un pollo, ti portano anche il minestrone fatto con le verdure dell'orto, ti portano anche le bistecche, ti portano un sacco di cose. Oh, morire che ci sia uno in Italia che si presenti a colmare questo vuoto. Non mi interessa se ha o non ha la vocazione, in fondo è un posto di lavoro e magari lo fa molto meglio, molto molto meglio di quanto lo fanno altri preti. E quindi non lo so, è una riflessione che io lascio a voi, lascio a Papa Francesco, e quindi e comunque io sono assillato da un problema e non ci dormo la notte, e quindi chiedo, attraverso un sondaggio, attraverso i vostri microfoni, la domanda inquietante da Ashline: er pugno se vago a destra o go a sinistra?
il pugno lo devo fare qua a destra o qua a sinistra? Questo rimarrà uno. A proposito, vi ricordate Mario Secchi, quello sprezzantemente, vigliaccamente, vergognosamente definito da Feltri, sì, figlio di un pecoraio sardo che dormiva sui treni alla stazione centrale, perché non aveva... ve lo ricordate? Allora Mario Secchi anche lui deve fare un passo indietro, perché la Meloni ha ceduto alle sue due ancelle, quindi non farà probabilmente il portavoce, cosa di cui la Meloni ha un bisogno disperato, non farà il portavoce, ma farà il capo ufficio stampa. Direte voi che cosa cambia? Cambia molto, perché il portavoce è una figura che compare davanti ai microfoni, in televisione, eccetera. Il capo ufficio stampa invece è un ruolo più schiscio, più defilato, più da ufficio, fa la rassegna stampa, confronti i giornali, fa le telefonate ai direttori di giornali, eccetera. Perché? Perché deve fare un passo indietro? Non solo perché le due, diciamo, assistenti della Meloni, che si occupavano appunto di questo settore, capo ufficio stampa e portavoce PR, sono due sue compagne di vecchia data, camerate di vecchia data, ma perché su Secchi si sono messi di traverso la Lega e Forza Italia, Salvini e Berlusconi. Perché? Perché Secchi è un giornalista indipendente, di quelli che piacciono a noi, di quelli che piacciono a noi. Ma Secchi deve stare attento, perché se no anche lui entra nell'elenco dei prigionieri. Se volete fare anche voi l'elenco dei prigionieri, oltre a me e Oscar Ciannino, fate pure, indicate dei nomi a caso. Non mettete dei nomi improponibili, tipo quelli che naturalmente fanno la parte opposta, sono gli aguzzini, non i prigionieri. Gianni Riotta, per esempio, Sorgi, tutti quelli che vedete comparire, Scanzi, tutti quelli lì. Una notizia per l'Agenzia delle Entrate. Sentiamo. Mentre ci sono i prigionieri nei campi di lavoro forzato, i giornalisti dico, poi ci sono i giornalisti ricchi invece, no? Perché la ricchezza è un sintomo dell'essere o non essere indipendente, è un sintomo dell'essere o non essere stato comprato. Quanto ha lasciato in eredità il nostro amico Maurizio Costanzo? 70 milioni di euro. Complimenti. 70 milioni di euro. Vogliamo fare l'elenco? Cominciamo dalle proprietà immobiliari. L'attico in via Poma a Roma, il famoso palazzo dove venne uccisa Simonetta Cesaroni. Sempre in via Poma, vicino, nello stesso piano, un altro appartamento da 150 metri quadri. Un altro appartamento nel quartiere Prati. All'Argentario la casa di vacanza Villa Sadula o Sadula. Attenti, terreni intorno alla villa all'Argentario. Attenti, la villa si chiama Sadula o Sadula perché è stata intitolata unendo le iniziali dei tre cani della famigliola. Quindi l'hanno scelto insieme Maurizio e suo marito Maria, hanno scelto le iniziali dei loro cani, un pastore tedesco, un Brack e un Bassotto. Siamo proprio informati su tutto. Allora, abbiamo detto, a 40 km da Villa Sadula, Costanzo ha un'altra proprietà, località Poderi di Sotto, che probabilmente andrà ai due figli veri, Saverio e Camilla. Nel Grossetano Costanzo ha anche diversi terreni di proprietà, più una casa vicino alle terme di Saturnia. Attenti, 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 perché a questo si aggiungono i diritti sulla proprietà intellettuale, le sceneggiature, i libri e le canzoni, soprattutto le canzoni, ma soprattutto le sigle. La famosa sigla al pianoforte che faceva la sigla di... Maurizio Costanzo Show, quella suonata al piano da Bracardi. Giorgio Bracardi. Allora, quella sigla lì, che nel corso del programma viene usata come jingle, si chiama, come stacco per molte volte, e poi la sigla iniziale finale, che è stata suonata anche alla uscita dalla chiesa dopo il funerale. A proposito del funerale, il prete
non si è accorto di aver fatto una gaffe tremenda, e difatti è stata accolta con franchezza. Dice: quando lo andavo a trovare mi accorgevo che c'era qualcuno che spacciava, brivido nella chiesa, spacciava per lui tavolette di cioccolato fondente di nascosto. Ah, cazzo, ah, vabbè, meno male, cioccolate, tavolette, ma l'uso della parola spacciava in chiesa durante i funerali, c'è stato un attimo, e spacciava di nascosto per conto suo tavolette di cioccolato fondente, cioè gli portava di nascosto. A proposito dei necrologi, c'è questa lotta tra i testimoni, perché tutti dicono: io l'avevo conosciuto, io l'avevo incontrato. E io poi vi devo raccontare quella cosa dell'occhio, abbiamo aperto una parentesi, non l'abbiamo chiusa, ma magari lo facciamo alla prossima puntata. Allora, i testimoni, Romagnoli su Repubblica mi pare, che dice: io lo andavo a trovare spesso, ci abbiamo delle sceneggiature che rimarranno segrete, ci sono sempre delle sceneggiature che resteranno segrete, inedite, ma mi fermavo all'ora di pranzo, c'era sempre un mangiava del riso in bianco bollito, e di fianco a lui c'era una specie di maggiordomo che glielo serviva. Ok, altra testimonianza, uno dalla Roma, come si chiama quell'altro giornalista che scrive sul Messaggero, adesso mi viene in mente, il quale dice: molte volte ho pranzato con lui, si faceva portare solo delle pizzette e dei tramezzini, mai cibo cucinato. Ora, ci vogliamo mettere d'accordo un attimo, ragazzi, su quello che mangiava Costanzo, oppure no? Punto interrogativo. Cioè, era riso in bianco, perché sono cose fondamentali, sono come l'orologio portato sopra il polsino e la cravatta portata sopra il pullover di Gianni Agnelli. Sono quei problemi. Allora, mangiava a mezzogiorno riso in bianco con il maggiordomo di fianco, o che gli toglieva la cloche e gli serviva sto piatto di riso in bianco bollito, oppure mangiava pizzette e tramezzini. Mettetevi un attimo, Dotto, si chiama Dotto il giornalista delle pizzette e dei tramezzini, mentre l'altro Romagnoli. Quindi abbiamo detto della cosa, le nostre condoglianze vanno ai suoi due figli, Camilla e Saverio, che è un bravissimo regista, ha fatto quella famosa serie inventata dagli israeliani che si chiama In Treatment, quella col figlio di Castellitto che fa lo psicologo, le sedute di terapia, e con dei bravissimi attori. Ecco, questa è un po' la situazione della settimana. Io vi chiedo ancora se per pugno, se vago a destra o a sinistra. Quello vediamo di rispondere, magari la prossima settimana vediamo, ecco, se ci abbiamo qualche risposta, esatto, in questo senso. State pronti per questo ingaggio di Santoro per fare la trasmissione Filo Putin, che è così tanto cara al Cavaliere. E poi che altro vi devo dire? Niente, vi devo dire che la situazione è questa, siamo a vedere, tenete d'occhio la Schlein, si ricordi Franceschini di stare attento, perché la Schlein ha tumulato tutti quelli che le hanno aperto la strada, a iniziare da Pippo Civati nel 2014 con Matteo Renzi segretario, è arrivata in Parlamento, poi lo strappo si è consumato sul Jobs Act, infine ha fatto il botto di preferenze, come? Non con un programma politico, ma con un video diventato virale in cui incalzava Salvini alle regionali dell'Emilia Romagna. È diventata vice di Bonaccini, e poi Bonaccini ha commesso l'errore di farsi le sopracciglia in quel modo lì, perché in Italia, stile Bassetti. In Italia si va a fare quel ragionamento, si va a vedere. E adesso questi due nella regione, insomma, comunque un consiglio sempre. L'altra volta il consiglio era lo stesso che Berlusconi aveva volgarmente, sprezzantemente, vergognosamente dato a una ragazza senza disoccupata che gli chiedeva, quando era presidente del consiglio: presidente, cosa mi consiglia per trovare lavoro o per un avvenire tranquillo, per un futuro tranquillo? E gli disse: ma si fidanzi con uno che c'ha i soldi, ad esempio c'è mio figlio libero, insomma, vi ricordate? Ecco, noi
però diamo appunto questo consiglio: se siete libere, se non siete ancora sposate, se non siete fidanzate, se non avete una compagna, se vi piace quella cosa lì, perché non ci provate e diventate la fidanzata del nuovo segretario del PD? Questo apre delle porte, questo potrebbe aprirvi delle porte, e invece di sposare uno ricco, figlio Berlusconi ormai non so se è sposato, comunque ha fatto due figli con la Tofanin, quindi non c'è più niente da fare, prendete in considerazione questa ipotesi, perché il reddito di cittadinanza sta per saltare, quindi dobbiamo trovare delle alternative e quindi dobbiamo darci da fare, far frullare il cervello in questa Italia. Iscriversi a un partito, vedete che non serve a niente, perché la Schlein si è iscritta 15 giorni fa, quindi iscriversi non serve a niente. Distribuire l'unità al 1° maggio non si può più, perché non c'è più l'unità, quindi se puntate su Renzi avete sbagliato cavallo, se puntate su Calenda, per carità, mi sa che dovete dargliene a lui ancora, quindi come e che cosa fare. Casalino è già, anche lui è già accasato, non lo so. O andate a lavorare nelle cantine Vespa a Primitiva di Mandurio, a fare del Primitivo di Mandurio, se ci avete delle caviglie buone, a pigiare l'uva quando il tempo della vendemmia, ma è un lavoro stagionale, che dovrà, oppure andate a curare i filari di Vespa, dottor Vespa. Bruno, state attenti, perché i casari c'hanno le casari, i campieri c'hanno le fruste lì, quindi attenzione, va bene? Oppure entrate in seminario e diventate preti. Vedete, noi diamo i consigli, eppure vi presentate al vescovo della vostra città attraverso il parroco vostro, dite: mi è venuta la votazione, la votazione non serve a niente, è venuta la vocazione. E come fa a misurare la vocazione? Dice: guardi, come è venuta la vocazione? La vocazione è, state attenti a pronunciarlo bene, se no sembra L' avocazione, la vocazione, non avvocato. Attenti, quello là crede che siate un legale, quindi si chiude a riccio, perché anche lui c'ha la casa del Vaticano, quella senza IMA, eccetera. Va bene. Comunque, va bene. Sì, comunque, guarda, la prossima settimana riprendiamo allora il discorso sull'occhio, visto che l'abbiamo lasciato in sospeso. Parliamo anche di questo. E comunque grazie veramente, Gigi, per questa puntata, che è stata molto ricca, e soprattutto per la prima parte, per questi racconti anche sui retroscena, sulla tua esperienza nelle televisioni locali, nelle televisioni private, in generale nel mondo del giornalismo, perché tra l'altro io in quegli anni per motivi anagrafici ancora non ti seguivo, perché nel 96 avevo 11 anni, quindi insomma era un po' presto, però ho iniziato a seguirti poco dopo, quando sei andato a Telepadania, e poi da lì poi c'è stato anche Confronti su Rai 2, quindi insomma dopo hai fatto ti sei perso il più bello, infatti per questo tutte le sere in diretta, fantastico, infatti per questo ti ringrazio, proprio per questi racconti che ci hai fatto. E tra l'altro, proprio in chiusura, volevo soltanto dire che tu proprio all'inizio del tuo racconto hai anche citato il nome di Enzo Tortora, e c'è un nostro amico ascoltatore, si chiama Enrico, che ci ha chiesto di parlare di Enzo Tortora, quindi spero che magari faremo una puntata anche su di lui, su tutta quella vergognosa vicenda che c'è stata, che l'ha riguardato. Aspetta che io sto andando a prendere una cosa che ho mandato proprio nei giorni scorsi alla figlia di Enzo Tortora, Gaia, una collega che lavora alla 7 e conduce. Allora, Gaia mi chiese notizie, perché in un libro di tale Scopelliti, una che poi è diventata deputata del Partito Radicale grazie al fatto di aver vissuto qualche mese accanto a Enzo Tortora nella fase finale della sua vita, in un libro che aveva scritto mi aveva accusato di aver fatto del male a Enzo Tortora. Allora io a Gaia ho inviato la copia di questa lettera che suo padre mi mandò. Enzo Tortora, 20-125 Milano, via dei Piatti 8, Milano,
febbraio 85. La sto leggendo incorniciata. Caro Moncalvo, sento il dovere morale di dirti che sei il solo attualmente ad avere il coraggio civile di scrivere ciò che è e non ciò che appare. Inutili dirti quanto mi faccia felice questo modo degno di fare giornalismo, sconosciuto in un paese come il nostro. Spero proprio di vederti in qualche pausa meno allucinata. So che dirti grazie è poco, ma non te lo dico per me, te lo dico proprio per questa povera democrazia. Un abbraccio, Enzo Tortora. Vedete, il prigioniero numero uno che vi ha parlato insieme a voi è stato licenziato da un finto giornalista, Costanzo, sì. E ha ricevuto questo apprezzamento da un vero giornalista, Enzo Tortora. Queste sono le mie medaglie. Queste sono le mie medaglie. Ricordatemi anche di raccontarvi del finto giornalista e di Tortora alcune cose la prossima settimana. Va bene. Va bene, vi è piaciuta questa lettera di Enzo Tortora? Bellissima. Sì. Che è a disposizione, poi magari ve la mando con WhatsApp, così se volete la pubblicate, non lo so, fate quello che volete. Ma a questo punto sono stufo di portare delle cicatrici alla schiena, naturalmente, perché questi bastardi non vi sparano mai guardandovi in faccia, vi fanno sparare o vi sparano alla schiena, e di tirar fuori le mie bandiere. Perché mi sono veramente rotto i coglioni. È giusto. Grazie, cari amici. Grazie a te. Grazie a te, un abbraccio, Gigi. Un abbraccio a tutti coloro che ti ascoltano. A presto, a prestissimo. Ciao, ciao. Grazie, ciao.